che dopo ti viene sete. Ci troviamo al Paso Valles, alla capanna, vedete? Vedete che panorama? Qua c'è una chiesetta anche meravigliosa, vedete? Eccola qui. E adesso noi affronteremo la camminata. Siamo sopra i 2000 metri di altitudine. Qui siamo ancora in provincia di Belluno. Guarda che bello questo, speriamo di dire. Appena finito il territorio del Trentino Alto Adige e siamo sotto il territorio bellunese, Dolomiti bellunesi. Vedete che dal telefono ci fa una foto? Vai avanti, andiamo prima. La Rasei a metri 2260 andiamo. Falcade, sotto Falcade. Vedete che panorama meraviglioso? No, non possiamo usare dell'ansia. Cerchiamo di usarla bene, però di sicuro non rinuncio di andare da qualche parte per colpire la macchina. Ciao Noah! Dov'è? Io destra? Ciao Noah! Destra! Abbiamo, vedete questa... Vai Masha! Masha! Libera. Andiamo! Boaro! Vedete che cane meraviglioso e che buono che è. Dai, corri, corri che la mamma ti supera. Dai Noah, vieni. Noah, dai, andiamo. Preso. Che bello. Masha, che bella che sei. Occhio alla scossa, Renny. Esatto. Arriva la macchina. Occhio Masha, Ami, attenta. Ami, attenta. Libero. 3, 2, 1. Vai! Vai! Oh, vai, vai, vai! Mamma! Mamma! Occhio alla cacamù! Cacamù! Non schiacciarla, no! Andiamo! Dai, dai, su, cacamù. Su! Cacamù! 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 Che freddo! Che voglia! Non hai fatto le unghie? No, no, prega le mani. Io ce li ho. Beh, metti la giacca in casa, mamma. Servono i guanti di Renny. Dai, le tasche. Un bel sasso che hai preso. Nonna.
Dai, no! Com'è? Ben stabilizzata? Sì, sì, sì. Non ho neanche messo il coso. No, l'ho messo lì ieri. Guarda che bello. Sì, sì, sono bene. Madonna. Vai, vai, fai vedere anche sì. Massia! Massa, bella. Che bella che sei! Vediamo, guarda, aspetta, rallenta un secondo. Aspetta, no? Lascia lì. Ah no, non ti fa vedere niente, vabbè, non è apposta. Bisogna stoppare no, no, partire. No, dopo no, dopo si scurisce e metti il dito per il parco. Ah, ok. Siamo... No, no, pensavo ti facessi vedere l'impostazione, perché in teoria abbiamo messo un orizzonte, no, vero? No, cioè se giri un pochino resta orizzontale. No, se tu giri. No, se tu ruoti. No, non provo neanche a rovinare, però penso che sì. Che resta uguale. Penso. E che non voglio. No, non rovini niente. Guarda che bello. Guarda i signori lassù. Ah, il signore col cane. Ire! Arriviamo lassù, Ire! Guarda! Col cane sta facendo un selfie, Ire! No, vabbè, ti ho fatto un selfie col cane. Ciao, Renny! Ciao, Federico! Guarda che posti, guarda dove ti porto. Che attenzione siamo, Lenny? E quando arriviamo a 2260? Ma siamo partiti da quanto? Da, da 2032 metri. Ecco. Ma siete Ma proprio là, no, lascia la scossa, proprio là. Mamma mia, manca l'aria sopra là. C'è qua che manca l'aria. Ma va, c'è tanta aria. Diglielo. Diglielo, c'è tanta aria. No, non è qua. Però? Ma neanche non mi piace dove abita Amedeo in quel video. Mascia. Amedeo? Sai cosa Amedeo? Alla via schiedando. Andiamo, amore. Masia, sede. Quindi carietta, eh? Bravo Masia, andiamo. Andiamo, dai, che ormai manca poco. Dai, no, che c'è la discesa tua. Oggi dire che non vada giù. Si vede anche la strada?
da Falcade che si viene sopra il passo Vales. Guardate che panorama che vi faccio vedere, meraviglioso. Vedete le nuvole? Si vede anche la cima lì, un po' nascosta dalle nuvole. Questa camminata meravigliosa che ci porterà a un laghetto, a una maglia che si mangia veramente bene e poi un panorama mozzafiato. Guardate, oggi sono con degli amici. Vuol dire amici da cosa? Da cosa? Tranquillo. No, ci sono le mucche! Attento, amore. Dai Noah, Noah, c'è le mucche! Come ti prospetta il meteo oggi? Oggi non fa niente, non fa niente. Ma di solito come si muove? Cioè quella che sta arrivando qua? O come si muovono? Dipende da dentro. Sì, ah. Ma oggi non dovrebbe fare niente. Vero, ho visto, sì. No, però domani mettono neve, fumo. Anche qua? Ecco, a 2000 metri. No, nel senso che arriva pioggia, quindi poi niente. Allora, lo vediamo che si fa. Seria morte. Masha, vieni dai. Vieni Masha con me, dai. Vieni Masha con me, guardate che boaro meraviglioso, una cagnolina, guardate che bellezza, sono in compagnia con degli amici, vedete? Grazie, arrivederci, buona giornata. Ciao Max. Che non va bene, ciao. Ciao. Perché ha detto che non è ancora fuori. Domani il tempo è già in serata, comincia a cambiare. La temperatura va giù di parecchi gradi. Dove che arriveremo noi, non so se il passo Vales potrà nevicare, ma dove arriveremo noi a 2260, questo posto meraviglioso, domani dovrebbe nevicare, come dicono. Continui te qua però. Continui te la ripresa qua dopo. Perché dici? Perché se mi metti le... Ah, mi hanno fatto no, lo stesso. No, me lo tengo io adesso. Ah, boom. Comunque Renny, sentito cosa ha detto? No. Ha detto che oggi non è previsto niente. Domani invece, dopo domani... Ah, sì, sì, che può nevicare. Ha detto che non sono pronti, vieni qua da qua. Ha detto che non sono pronti alla neve. Ah, no. Perché hanno ancora le bestie fuori. Pensate. E quindi se nevica è un dramma. È un casino. Un casino per loro. Perché cioè, adesso con i cani pastore le portano in stalla. Sì. E poi devono arrivare i camion e sì, portarle via. Sì. E quindi se domani nevica sono fregati. Sì.
Luca dice che oggi non fa niente di pioggia. Qua. Manca di là, sai? Neanche dove è la mezz'oretta, andiamo a vedere anche di là. Sta arrivando a quello, ora che bello. No, guarda, ci sono le mucche. Grande Zibi, hai trovato la soluzione. No, quello. Oh. Dai, no, andiamo. Pensavo l'avete preso in basso. Dai Noah, che ci sono le mucche in strada, bellissimo! Qui troviamo un pastore, vedete, col cane, e vedete un branco di mucche meravigliose. Guardate che belle, guardate che meraviglia. Salve! Vedete ancora le mucche?
Che meraviglia, le vedete? Ciao, tutto ripreso. Grande. Noah, ti è piaciuto le mucche? Belle? Sì, caro. Bene. Quante erano, Noah? Così tante. Mamma mia. Vieni, Massia. Buona giornata. Salve. Qui abbiamo una pozza dove le mucche bevono l'acqua, vedete? Viene formata con l'acqua che viene giù, piovana.
panorama è sempre molto molto bello. Sì. Aspetta, aspetta, mi avvicino a te, dopo la chiamo, vedi come corre. Aspetta. Ma l'abbiamo fatto? Aspetta che mi avvicino di più, adesso la chiamo. Riprendi di qua che la chiamo? Sì. Riprendi il cane che la chiamo? Chiama, chiama. Adesso, guarda che arriva come... Guardate, guardate, okay, Massia. Andiamo! Questo cagnolina bovaro. Dai, guardate, Massia, che spettacolo, guardate. Guardate che meraviglia, che meraviglia. Brava! Brava! Bravissimo! Bravo, amore! Caro. Vedi i corvi di montagna? Bravissima! Mamma, vuoi caricarlo? Vuoi caricarlo? Masia! Masia! Che meraviglia! Vede, ti conviene! Carichiamo! Secondo me sì! Adesso vuoi filmare te, Fede? No, no, carico io! Se no, no la porto no. Io! Sì, no, va tranquillo! Finché è così, va bene! Sì, sì, ma è entrato la strada tutta così! Su e giù, su e giù! Abbiamo trovato anche una pozza. Abbiamo trovato anche una pozza dove vanno a bere le mucche, che vi ho fatto appena vedere, meravigliosa, con l'acqua piovana naturale, vedete? Sempre bella. Che aspetto un po' la compagnia perché posso lasciarla lì. Poi cammineremo un po' di più. Adesso Fede ha appena caricato il bambino Noah. Vedete? Che meraviglia! E adesso cammineremo un po' di più. Andiamo Noah! Alza le manine! Bravo! Mamma guarda! Bravo amore! Hai stretto il laccio di destra? Io l'avevo allargato. Guarda che giornata, Renny, sta arrivando. Dai, guarda che abbiamo portato. Tutto in discesa.
Ecco. Ma c'era una sedia? Ho visto la Perché tua mamma... Ciao Noa! Non so, ha capito che sta lì il mondo. Mi tocchi le orecchie? Sì, ma devi usarlo. Mi tocchi le orecchie, no? Oh mio Dio! Oh oh! Ciao Noa! Saluta la mamma! Ciao, vai, mamma. Mani in alto, mani in alto! Mani in alto, no! Su le mani! Perché è sempre un po' tra le nuvole. Oh oh! Perché là è un bel panorama. Oh, oh. Ma non ti permetti, non ti permetti, anche se l'hai in aria, vuol dire. No, prima che era un po' da vista. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Guardate che panorama che vi faccio vedere. Guardate sto panorama meraviglioso. Sarebbe già scesa, sì, sicuro. Come sono le mucche, amore? Io sento, ma non le vedo. Sono scese, Ah, guarda, là ce n'è una, vero? Di sopra il palo. E là ce ne sono ancora, papà. Vieni qua, le vedi? Aria regna 2100. Sì, aria sana, buona. Poi senza lo smog. Temperatura perfetta, direi. Madonna, si sta bene con la felpa. La salita. Sì. Esiste una chiavetta che puoi caricare le foto da telefono? Sì? Tutte le chiavette. Tutte le... Sì, esatto. No, con un adattatore. Tutte le chiavette scaricano. Conta tanto. Oh, un euro. L'adattatore? Sì. Io non lo uso per mettere le foto nel cellulare dei clienti. Direi capisci cos'ha. Magari da farti il piede là. Ah, vuoi togliere il piede? Sembra le scene di un film, guarda là le nuvole, l'ombra, le luci. Anche l'altro? Sì, mamma. Noi continuiamo la nostra bella camminata.
con gli amici. Adesso amore, stiamo andando verso le mucche. Non c'è nessuno. Oggi non ti hanno chiuso. Vedi, mai di entrare. Però io tipo uova. Nella cavatoia c'era mucca, mucca, mucca. Nella vecchia cavatoia c'era capra, capra, capra. Nella vecchia fattoria. Che bravo Noah! Cavallo, cavallo, cavallo. Nella vecchia fattoria. Chi c'è in fattoria? L'asinello. L'asinello. Nello. Nella vecchia fattoria. Toro, c'è la fattoria. Manca via. Da. Da. Vado a fare dei cicali, cicali. Oh. Bravo, no. Guarda che roba, pare polvere la... le nuvole, sembra un polvere, aire! Spettacolo! Sono bellissime le nuvole! Aspetta! Basterebbe il paravento! Ma te l'ho preso, penso, no, è rosso. Ma possono venire su altre macchine? No. Quindi tu risate, per la maglia. Però guarda che strada, è bella, Vuoi avere autorizzazione? Poi chissà che vista da lassù, Vedi, proprio a 360 tutte le montagne. State a destra. Ogni tanto vediamo qualche macchina che hanno autorizzazione. Guardate che panorama meraviglioso. Non va bene. Noah, saluta Randy. Ciao Noah. Ciao Randy. Bello. Ciao. Deve essere sopra. 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 E niente.
l'ape deve andare via, no? Ape! Via ape! C'è un'ape! Attenti allo scolo dell'acqua! Attenti, eh! Mortal Kombat. Dai, forza, forza, Sebi. Un po' alla volta, vieni su. Devo piangere. Aiuto, aiuto, ho le orecchie fredde. Io so, devi scaldarmi, eh. Non ti piacciono? Qua abbiamo un'altra piccola pozza. Via. Cosa hai detto? Parlavo con Masha. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia! Sempre con i miei amici che mi stanno al passo. Veramente una bella camminata, meravigliosa, ma dai. E non troppo impegnativa, ma dai. Si può farla a qualsiasi età, basta arrivarci in forma. Da 2 anni di Noah a 60. Guardate questa cagnolina meravigliosa, Massia, un bovaro. Quanti anni ha Federico? 6 anni. 6 anni. Ciao Noah! Saluta! Ciao! Ciao Regni! Bravo amore! Cosa c'è amore? Cosa c'è? Ami! Ami! Dai Masha! Ciao Masha! Mamma! Dai! Vivi, dai! Aspetta! Manca poco! Voi siete abituati! Qualcosa, E ma qui che ti rinforzi, che ti fai i polmoni forti, le gambe! Un po' alla volta. La vedi? Tutte le orecchie non sono finite. No, no. Vedete lì in fondo un'altra pozza? Che le mucche dove bevono? No, mamma.
scusatemi per il mio dialetto, ma io parlo così alla buona. No amore, non però non si è aperto. Amore, adesso arriviamo ai giochi, va bene? Però devi stare buono. Adesso arriviamo ai giochi. Sperando che si è aperto. Adesso arriviamo ai giochi, va bene? No, guarda, per tornare si poteva tagliare di là. Ma è finta, no, è meglio, meglio di qua. No, oh, sono già peso. No, guarda, non c'è in alto. Guarda, leoni, lupi, orsi. Guardate che panorama. Adesso comincia a tirare un'arietta bella gelida. Sì. Cominciamo andare in quota, Stiamo arrivando a destinazione. Qui abbiamo una rampa. Poi dovrebbe essere tutto facile. Non voglio sentirti piangere. Bravo. C'è la sebbia e la mamma, adesso arrivano. Esiste dove? Tipo dove siete andati? Io quando ho preso la seggiovia del Fedaia, ancora 10 anni fa, no, c'è una mucca! Che si va verso la Marmolada 2007, mi ricordo che facendo gli scalini lì mi è mancato un po' il fiato, ma non ero allenato come adesso, e ho preso un po' di paura quella volta lì, perché non ero allenato, e fare tutti gli scalini là sono micidiali, Questa è una salita, diciamo, molto agevole, dai, bella, che potete fare a qualsiasi età con un po' di allenamento, però che non soffrite di pressione alta, perché adesso andiamo a prendere la mucca. Dove c'è la mucca la vivo. Mamma, Sebi. Guardate, sempre in compagnia con i miei amici. Ecco. Con Fede, con Massia, con Noah. Sì. Guardate che meraviglia. Ciao Renny. Dai che noi andiamo dalla mucca. Ciao Irene. Ciao, ciao Sebi. Ciao Massia! Spingi! Fiatone! Bravissima Masha! Brava amore! Dai che noi andiamo dalle mucche! Vero no? No! Bene, bene, dai. Cioè, no, vedo destra e sinistra. Mi metti il cappuccio? Però, dai, dai, metti. Bravo. Pepe. Sì. Oppure
che la sebi crolla. Lo so, dai un po' la volta, verrà su. Non abbiamo fretta. Ultima salita. È più impegnativa di quella di ieri, eh? L'ultima salita è più tosta di quella di ieri. Dai, si fede, sì. È più tosta, però un po' alla volta vengono su, dai. Non è una cosa proibitiva. Uno che ha un po' di allenamento viene su a qualsiasi età. Cosa fai, ma? Oh. Ciao Noah, che meraviglia. Noah, ti piace? Ti piace Noah? Che meraviglia, Massia, che meraviglia. La Sebi cerca di tirare, di accorciare con le comincia a essere in difficoltà, però siamo quasi arrivati, dai, forza. Un po' alla volta la fai. Vado avanti per voi. Deve essere uno spettacolo lassù, eh. Ah, è quello il panorama più bello. Come vai, Ire? Vedi? Com'è? Ah, è alto, quindi il piatto è meno. Ma cosa dici? Zibi, vai su di là. Vai, vai dritta, Zibi. E la Sebi fa la furba, vede, taglia. Dai, Adea. Non so se sia una furbata. Penso di sì. Mi pare che è meno pesante andare su da là. Da che da qua. È meno pesante, sì. Sebi, amore. Dai che la superiamo. Te risenti sempre dalla strada, si è a posto. Che siamo vicinissimi, cacchio. Dai, uomo. Senti che aria. Guardate che panorama, guardate. Guardate che meraviglia. Non penso a nulla. Che non meraviglia unica. Neanche gli elicotteri, il mediatore. Ma se ci arrivano le macchine. Dai, oggi. Però guarda, sapere che siamo qua. La Sebi ci ha superati tutti. No. Hai visto che ha avuto ragione? E ha fatto meno fatica di noi. Sì. Ma ormai siamo arrivati, vedete? Dai, è lassù. È l'ultima rampa e lì dovrebbe essere proprio la maglia. È un lago meraviglioso, non si può mollare qua. Là dobbiamo arrivare. E quello l'arrivo. Vai, Zibi! Vai! È più pianeggiante, fa che non. Vai Renny! Vai uomo! Digli no, vai Renny! Diglielo! Diglielo no! Noah! Diglielo no! Noah! Vai Renny! No, è pazza! Di là! A te ribalti! No, te fai più lunga serenella da là! No, è più pendente, fa fatica! Dimmi Irene. È proprio qui, non è umida. È umida. Sì, vuoi mettere il berretto? Il berretto. Vedi che è proprio bella, non è pesante. Non fai dire che fai più fatica, io respiro meglio qua. Ah, Renny! Dimmi! Tu che sai? Più alti si va, più fatica si fa. Sì, più fatica si fa, sì. Perché l'altitudine ti... Mi sembra più pulita, più tutto. Perché sei leggero. Poi rispetto all'Irene sei anche più leggero, te, beh. Poi non... Qui ne sei... Vuol dire. E sei big... Sei big a sbagliare tutto. Sebi che sbaglia tutto? Oh, facciamo tanto.
mamma mia, guarda che grazie. Vedi, vedi che non hai difficoltà, era meglio venire su per qua. Che Dio morire là. Ma un po' a volte la fa, sì. Hai il coraggio di arrivare prima di noi, eh? Perché taglia là, è arrivata a metà come noi, eh? Eh sì. Ma fa il doppio della fatica. Ma non sta a credere. Ma il doppio dell'energia, come no? Ma è dura anche qua, eh. Penso come lei. Vieni qua anche col video, vieni qua. Speriamo che non sia quello il rifugio. Se no non che arriviamo. Quello è. No, Renny, non che arriviamo là. No. Siamo quasi arrivati, dai. Da quanto è che camminiamo? Ci siamo, è dietro la montagna, Renny. Bene. Irene, sai da quanto che camminiamo? No, senza occhiali non riesco a vedere. 55 minuti. Ormai siamo. Dai, Sebi, che ci siamo ormai! Vai alla mucca, no! Ma sai che la Sebi mi ha fregato tutti? Mi ha fregato tutti lei! Vai, uomo! Ah. Siamo quasi arrivati, eh! L'Irene ha guardato, siamo quasi arrivati. Manca 3 chilometri. La Sebi ha tagliato tutto, Dio, così. Madonna, questa salita è tosta. Guarda, la Sebi è arrivato con me. Zivi, se meglio che te hai tagliato. Sì. Non mollare adesso, eh! No, Zivi, dai! Nel momento più bello, eh! Respira! Deve arrivare là! Voglio caro! Hai fatto! Sei stato grande! Un 40% di pendenza questa! Sì? No, cosa dici? No! Sì, no, il 12% massimo, sì. Non è 12, Renny. Sì, 12%. Può darsi in qualche punto 14, può darsi, non lo so. Però per me no. Ti porto a Monselice a camminare, a fare il Monterico, vedi? Guardate che compagnia meravigliosa che ho! Andiamo dalle mucche noi! Ciao Fede! Ciao Noah! Che bello che sei! Quanti minuti siamo? La Massia! Siamo a 59 minuti! L'Irene e la Sebi, dai! Forza che ormai siamo all'arrivo! Sia là? No, è qua a destra. È dietro queste montagne a destra. Ormai. Deve arrivare un incrocio e andare a destra. E si va giù. Esatto. Beh, adesso qua è più morbida, adesso qua. Sì, ma fatica. Ma c'hai anche Noah a te, Ma c'hai anche Noah in spalla a te, Vuol dire portare anche chili in più. È logico, eh? 15 kg pesa. Zaino, 15 d'acqua. Sì. 16. Guardate che panorama meraviglioso, guardate.
Ciao Noah. Ciao Lenny. Ciao Fede. È fatta, eh. Alla Massia che corre, che bello, Massia. Massia, vieni, vieni qua, qua. Solo le macchine autorizzate possono venire sopra qui. Qua abbiamo nati due appassionati della camminata. È aperta la maglia? È aperta la maglia? Ah, non siete andati lì. Straniero. Oppure sì. Se no siamo presi male. Guarda, vedi che c'è le montagne in fondo, Renny. Visto? La vedi? Sì, sì. Che montagna segue? Non saprei. Forse le Alpi. Si potrà vedere anche da qua, non so. Può essere la neve. Non lo so. Ok, il sasso, ma che ti pare neve? Perché c'è un po' di sole là. Mi pare impossibile però, eh. Può darsi sia ghiacciaio. Sapete che montagne siano quelle che pare che ci sia una neve? No, non lo sapete neanche voi. Buongiorno, buongiorno a voi, eh. E buona camminata. Non capisco. Italiano. Mi spiace, arrivederci. Inglese? No, no, tedeschi, saluti. Diga, finiva fatica. Dopo quella curva a destra, pochi metri. Buongiorno. Venite dal rifugio della maglia, no? Siete italiani. Italiano? No, no. Ok. Ok, grazie. Grazie. Siamo arrivati ormai. Sì, dice che è qui. Bene, bene, dai. Dai, vediamo, dai. Fede. Grande. Vediamo Noah. Siamo a un'ora e tre minuti. Siamo vicinissimi, eh. Loro dicevano 50 minuti. Siamo già a 2002. Quasi, senti che aria che tira. Che ben. Perché arriva dalla valle tutta quest'aria. Andiamo verso le montagne innevate, Renny. Forse quello è anche il 2003 quasi. Perché mi pare che andiamo giù adesso. Allora, penso sia stato quel punto lì il massimo, 2003 anche. Perché il rifugio a 2260. Ma sta dormendo o no? No. Ah, ok. E adesso mi pare di sì. Ah, ecco. Adesso sì. Vai, riprendilo. Riprendilo che dorme. Dov'è il viso? Vai, eccolo qua, eccolo qua. No, ah? No, lascia dormire, Dio. No, fa finta, non dorme. No, no. Se tu già mi si sveglia. Ma no, fare... fa finta. Vabbè, lascia. Si poggiava, sai cosa? Perché aveva male la testa, poverino, tenere sempre testa su. Guardate che panorama. Hai visto, Sebi? La fatica è finita. Mancano gli ultimi 100 metri di dislivello. Massia?
Siete italiani? Eh no, non è scontato. Siamo arrivati alla maglia. La rifugio? La rifugio, Oro. Aperto. 20 metri o 20 minuti? 20 minuti! No, è impossibile. È impossibile 20 metri. No, 20 metri. È scritto min, non metri. Metri, metri. No, è scritto min. Sì. Ma c'è un altro rifugio qua là. Ciao, mucche. Mamma, che spettacolo, vai. Ecco, siamo a 2260, guarda là. La la è. Ecco là, il fondo si vede, regni. No, tra le nuvole. Sì, sì, sì. Andiamo Federico, andiamo? Andiamo? Andiamo. Se no la registrazione non mi basta. Grazie. Grazie a voi, buona camminata. Guardate che posto meraviglioso! Guardate che posto meraviglioso!
Siamo arrivati quasi al rifugio, eh. Ormai siamo avvolti dalle nuvole, vedete il panorama non si vede più. Arriviamo a 2260 metri. I miei amici continuano la camminata, vedete? Ormai ci sono anche loro. Dai, dai, siamo arrivati! Che avete un camion dietro di voi che viene su. Vedete tutto il sentiero che abbiamo fatto?
Danny, ti abbiamo sorpassato. Perché ho voluto io. Mi sono fermato a vedere un panorama, tutta la strada che abbiamo fatto, ho tirato giù. Dai Sarnella, forza, che ci forte. Ora mamma, c'è anche un calcio balilla qua fuori. Siamo arrivati! Guarda la mamma! Dai Sebi! Saluta la mamma! Sei grande! Mamma. 2-2 e 60 ragazzi! E sti cazzi! Questi cavoli, bellissimo comunque! Dove andai? E ma in crisi! Dopo prendiamo l'elicottero, giri! Grande Randy, andiamo più su! Io ci vado dopo! Sì. No, vai, no, no, vai, sto con voi! Vai, sto con voi! Guarda! Vada, siamo in paradiso! Se mi ha preso, guarda! Vedete il rifugio? La Resi. La Resei. Rifugio La Resei. Metri 2260, vedete? Vado proprio vicino, eh. Vado proprio vicino. Vedete la camminata? E siamo arrivati al rifugio. La Resei 2260. E questi sono i miei amici. Ciao Randy. Vedete? Grande. Di Irene, la Sebi, Fede e Noa. Noah e la Massia, il boaro, cagnolina meravigliosa. Pare non averla, eh. Vedete? Sempre il rifugio, la Resei. Vedete? Siamo sulla terrazza panoramica. Siamo avvolto dalle nuvole. A 2260, rifugio La Resei. No, questa è per la neve. Ah, quella sì. Sì, sì. Adesso io torno giù dai miei amici. Lì non si vede più niente. È avvolto dalle nuvole. Questa parte si vede ancora. Vedete la bandiera italiana che sventola? Qui già si vede ancora. Questa parte si vede ancora bene, eh?
Io sto salendo ancora, vedete? Siamo arrivati a Saline Resei. Fino a 2,273 qua. Bello, e torniamo giù. Un po' più alto. Era 2260. Quando è bello tempo qui potete prendere anche il sole, rifugio la Resei a 2260. Stiamo tornando così mi raggiungo col mio gruppo di amici, Francesco Marchiori da Verona. Te la dedico a te questa ripresa meravigliosa, che la montagna la ami tantissimo. Dal passo che abbiamo fatto siamo arrivati al rifugio Passo Valles, 2232, siamo arrivati a 2260, questo rifugio meraviglioso. Questo rifugio, vedete, è meraviglioso. Adesso vi faccio vedere il lago. Thank you.
E quindi e continuando si va alla baita di Esbis. Qua vediamo un'altra pozza, vedete? Per le mucche. E qui dovremmo vedere la panoramica del lago. Vediamo. Eccola qua. Vedete un panorama mozzafiato. Guardate, tutto il lago.